One Punch Man no, sapevo che cos'era però non l'ho mai visto. Invece l'Attacco dei Giganti avevo visto tutta la stagione prima di andare a fare il provino su Eren, un anno prima, chiaramente in giapponese. Come ti era pazzo? Cioè, tu eri andato proprio a fare il provino su Eren, come ti sei preparato? Soprattutto sul doppiaggio italiano ci sono tante idee discordanti. Molti dicono che la voce deve essere uguale a quella del doppiatore giapponese, perché ora molti si vedono le serie già sottotitolate. Allora, adesso vi racconto un piccolo aneddoto di One Punch Man. Quando ho fatto One Punch Man, non sapevano veramente chi prendere come voce di Saitama, perché Saitama, in originale, c'ha una voce particolarissima. E quindi insomma il direttore, io ero andato a fare il provino per Genos, non per Saitama, e mi ha detto: guarda, l'abbiamo provati tutti, ti prego fammi il provino su Saitama pure te. Faccio sto provino e il cliente voleva che io facessi le intonazioni giapponesi. Questa è una cosa improponibile, ovviamente. Io mi sono rifiutato perché chiaramente non puoi fare l'intonazione, cioè è un'altra lingua, loro hanno un modo di recitare che è diverso dal nostro. Cioè immaginatevi, rottoia, mettiti in guardia, se lo sentite, no? Quindi, però gli ho detto, vi copio esattamente il verso. Ah, questo è rimasto là. Quindi no, e, rispondendo alla tua domanda, secondo me non c'entra tanto l'uguaglianza della voce, quanto, questo poi è quello che ho fatto io con Eren, ma quanto capire veramente cosa ci mettono loro quando recitano sugli anime giapponesi. Cosa vogliono esprimere, come vogliono esprimerlo, quando gridano. Devi gridare con tutto te stesso, perché quella è un'espressione loro. Hai ripreso, secondo me, quello che la mia generazione aveva già visto con i personaggi dei robottoni. Cioè questi personaggi giapponesi che urlano, come quello di Roshi. La grande sofferenza all'interno del robottone. Sì, sì, sì. Esatto. E tu l'hai ripreso in questo che personaggio. Poi sostanzialmente è quello, no? Perché loro stanno nella nuca e guidano. Sì, sì, praticamente sì. Questo non è spoiler, penso che lo sapete tutti. Vabbè, primo volume. No, perché io vivo nella paura degli spoiler, che la gente mi uccide se faccio spoiler su Facebook, su tutto. Attacco dei Giganti poi è un classico, cioè la paura dello spoiler è enorme, anche perché effettivamente rovini poi quello che succede. Vabbè, ma tanto va avanti a flashback, quindi che spoiler non fa? E quindi, innanzitutto, qual è stata la tua impressione sull'anime prima di essere poi direttamente coinvolto come doppiatore? Allora, a me l'anime inizialmente è piaciuto tantissimo. Come ti dicevo, l'ho visto un anno prima da fruitore, da fan. Marco. No, perdonami, stavo facendo un attimo un po' di immagini. Quindi l'anime è piaciuto tantissimo. Andando avanti si è un po' perso, secondo me. Cioè, quello che dicevate voi è molto vero, però io da fruitore, sinceramente, dopo tre stagioni che da tutti quegli episodi che durano così tanto e soprattutto che non ti spiegano quasi niente, cioè veramente la prima stagione è un susseguirsi di eventi però senza spiegare nulla, dopo delle stagioni un pochetto, mo per fortuna adesso siamo arrivati a un punto in cui si inizia un po' a capire, per chi guarda solo l'anime chiaramente, io parlo, perché chi legge il fumetto è diverso, però per chi guarda solo l'anime, sono passati 4-5 anni, insomma inizia a diventare un po' troppo lunga la situazione, vero che tu mi capisci, tu sei dalla parte mia, vero? Sì, è una sofferenza. Anche perché adesso è andata in doppiaggio e quindi è già disponibile anche oggi a Stand It la terza stagione, dove voi avete doppiato, che per molti è considerata quella un po' più debole, perché è quella lì dove non ci sono proprio giganti. Beh sì, è molto molto lenta, però io ad esempio ecco, questa terza stagione l'ho apprezzata di più perché si inizia un po' di più a intravedere quello che poi è il succo della questione. Intravedere, non si capisce benissimo, però sì, poi sono 12 episodi se non sbaglio, giusto? Sì, esatto, anche perché nel frattempo sono cambiati proprio i metodi produttivi, cioè prima si facevano gli anime lunghi, 26, 27, 50 episodi, adesso le produzioni sono molto più corte, 12 episodi, sì, vero. Quello che voi non sapete, molti non sanno, perché molti si lamentano, dice ma la serie è effettivamente troppa computer grafica, hanno avuto tutti questi anni per farlo, perché soprattutto c'è stato un grosso sbalzo temporale tra la prima e la seconda stagione. Tre anni. Sì. E che purtroppo a farlo è uno studio che si chiama Wit Studio, che è molto piccolo e soprattutto lavora a subappalto per una varietà di studi molto più grandi. Quindi praticamente loro hanno cominciato a lavorare la seconda stagione praticamente la settimana prima della messa in onda, un mese prima diciamo, una settimana prima stavano ancora in alto mare, è così che oggi lavorano i giapponesi, settimana per settimana, tant'è vero che il gigante colossale, il computer grafica della seconda stagione, tanto criticato, lo hanno fatto con la madonna gigante, non avevano il tempo per poterlo fare, anche il salto con i cavalli, quindi è purtroppo il metodo di produzione di oggi. Stato nei Blu-ray che è tutto rifatto.
Assolutamente sì, anche perché Blu-ray costano 14.000 yen per 4 puntate, quindi se non fossero almeno ridisegnati i giapponesi si rivolterebbero. Come, però, ecco, avendo appunto il doppiatore di Eren, tu innanzitutto questo personaggio come te lo sei sentito? Come ti sei preparato a essere il personaggio principale e diciamo un po' la chiave di volta di tutta la serie? Allora, guarda, come ti dicevo, avendolo visto prima, conoscevo perfettamente il personaggio. Eren comunque è lo stereotipo perfetto di qualsiasi anime giapponese. Cioè, il classico protagonista che ha un passato tragico, la madre che è morta, non sto spoilerando niente a nessuno, ragazzi, però mi ha messo la pauta di andare a caso. E vabbè, ma poi siamo tutti fan, quindi esatto. Almeno la prima stagione l'avete vista. Chi è che sta in pari col manga? Il rischio spoiler è grosso, allora. Vabbè, comunque, insomma, quindi il classico stereotipo di personaggio, di protagonista che... vuole salvare la situazione, non ci riesce, quindi si debilita per questo, si frustra per questo perché lui non riesce a salvare la situazione. Bene o male la preparazione è stata minima perché, come ti dicevo, l'avevo visto prima, sono un fruitore di questo tipo di serie, quindi da quando sono piccolo, perciò comunque è stato molto semplice, è stato molto più difficile Saitama di One Punch Man rispetto ad Eren. Ecco, un'altra cosa che infatti mi fa piacere che tu l'hai detto, cioè molti dicono che vabbè, ma i doppiatori considerano gli anime di serie B, non è vero? No, assolutamente no. Non tutti, perlomeno io, essendoci cresciuto, per me invece è proprio serie A. Uno dei miei sogni, da quando ho ripreso a fare doppiaggio, era far parte di un cast vocale di un anime del genere. Quindi l'ho colonizzato con l'Attacco dei Giganti. Tra l'altro, sfatiamo un altro mito, non so se molti di voi sanno qualcosa di doppiaggio, ma... in Giappone il modo di doppiare è completamente diverso, loro doppiano quasi tutti insieme molte volte. Da qualche... una volta si faceva pure qua, purtroppo oggi non esiste più. Voi come doppiate? Cioè tu come quando vai con Eren, tu c'hai il leggio, sei da solo, non hai altri sì, personaggi. Sì, perché oggi, a differenza di tanti anni fa, il doppiaggio prima si faceva tutti insieme come fanno loro, che è la cosa più giusta. Oggi ci sono le colonne separate, si chiamano, cioè ovvero ogni doppiatore doppia da solo. Soprattutto per quanto riguarda i ruoli importanti, quindi che parliamo di più, per una questione di velocità e di praticità ci fanno doppiare da soli. Però chiaramente io sento spesso e volentieri le colonne, quindi le voci degli altri colleghi come Elena, che adesso da poco arriverà, e quindi... quella è la cosa veramente strana, cioè tu praticamente parli a un'altra persona però non ce l'hai davanti, quindi devi immedesimare sì. Anche come se fossi davanti, cioè servono doti teatrali per fare tutto questo. Una certa cominci a vederli proprio. Sì, li vedi pure, vabbè, leggi il copione, leggi le battute prima per capire, poi insomma ecco, quando c'è la possibilità di senti quello che hanno inciso. Sì, comunque sì, purtroppo questa è una cosa che io non apprezzo. Specialmente fatto il doppiaggio una volta si faceva in maniera diversa, oggi purtroppo le cose sono cambiate in questo. E soprattutto non vedi nulla delle immagini dell'anime. Ci sono determinate cose tipo film di circuito che noi non vediamo veramente niente. Per esempio doppiai tanti anni fa un film di Spielberg che si chiamava War Horse e ce lo fecero doppiare completamente, cioè io vedevo solo questo. Qui che il resto c'era niente, solo questo. Tant'è che poi hanno rifatto il film con i facimenti, perché chiaramente era un film di guerra, quindi immaginatevi che passava dietro un soldato che diceva qualcosa, nessuno sapeva che era passato, chiaramente. E quindi no, però per l'Attacco dei Giganti vediamo proprio le immagini così come sono, non tagliate. Domenico, tu invece sull'anime qualcosa da esprimere, soprattutto per questa seconda stagione, la terza, che dicono essere davvero molto molto politica, un po' più debole diciamo dal punto di vista delle emozioni. A me la terza è piaciuta tantissimo. Allora, sì, sicuramente se a te non è piaciuta la prima parte, che era molto action, perché era disegnata male, sostanzialmente, questi capitoli probabilmente ti potrebbero piacere di più, anche perché lì era già migliorato naturalmente dal punto di vista del disegno, e doveva dare le risposte, lo faceva con la fantapolitica e il modo in cui Hajime Isayama ha raccontato cosa accade in una piccola società come quella che può essere quella inventata all'interno delle mura dell'Attacco dei Giganti, cosa accade se crollano le istituzioni, se crollano le ideologie, cosa succede all'interno del popolo, come la pensa il popolo. Questa secondo me è stata la chiave di volta per portare avanti la storia, che non si concentra soltanto su quei 4-5 personaggi principali, però si estende anche ad altri subcarter e poi insomma c'è da tutta una serie di retroscena. Lì è stata veramente una mossa da maestro secondo me, perché ha cambiato letteralmente il tema, il setting, il contesto, ha fatto un altro fumetto, quasi non sembrava più l'Attacco dei Giganti.
Nell'anime ci sono stati dei cambiamenti dal punto di vista di regia per sveltire un po' certe dinamiche, perché nel manga si era veramente preso molto tempo, infatti magari chi l'ha letto, chi sta in pari, si ricorderà che quei capitoli erano abbastanza pesantucci, perché si parlava, però era utile per riuscire a portare, diciamo, i nodi al pettine, perché altrimenti non se ne usciva più, giustamente, come sottolineavo prima anche adesso, non si usce niente all'inizio, cosa hai detto, cosa hai fatto. Però almeno ci sta la parte action, che sicuramente prende tantissimo, invece nella parte, sì, diciamo, più parlata, la situazione ovviamente comincia a ingoiare, come dice Alessandro, la situazione si è prolungata forse un po' troppo. Ma sì, poi diciamo che, ecco, io l'ho apprezzata, come dicevo, la terza, perché comunque iniziano, come spiegavo, a spiegare, inizi a capire un po' questo mondo, da dove vengono questi giganti, perché sono così, però, vedo che la verità, il personaggio di Eren lo volevo, mentre lo doppiavo, lo volevo linciare proprio, perché diventa un frignone di quelli, perché non sono capace, non sono capace. È tutto così, cioè, ma la stagione è così a piangere, quindi sì, questo lato è molto criticato, no. Mamma mia. Tremendo. Quello è il classico momento in cui l'eroe cede, perde un po' la fiducia in se stesso, però poi dopo torna più forte. Questo me l'hanno detto, perché io non seguo il manga, però lo sai qual è il problema? Che allora, nelle prime stagioni lui li sterminerà tutti e sceglie gli schiaffi a destra e a sinistra, perché parliamo di quindi vedete, per cosa sapete che è così, cioè prende gli schiaffi a destra e a sinistra, li distruggerò tutti, bam, li sterminerò, e poi dopo casca, gli emenano, gli fanno di tutto e di più. Poi arriva la terza stagione che si rende conto che non ha la forza, però si piange addosso troppo, quindi la terza stagione è stato un piangersi addosso proprio continuo. Assolutamente sì. Sull'anime, tu quali grosse differenze hai visto rispetto al manga? Vabbè, a parte la musica, come diceva il Link d'Horizon, che hanno fatto una colonna sonora, sono allora, lo Yuki Savano alla colonna sonora, che è il mio best proprio in assoluto. Allora, Alessandro, ti dico soltanto che l'estate scorsa in macchina non si sentiva altro che You See Big Girl, e basta. A parte quella, no, non faccio spoiler naturalmente, chi ha capito? Tra l'altro, comunque, anche queste... queste sigle finali, soprattutto la parte finale, spoiler al go-go, cioè. Lì è veramente, ci hanno dato che ci hanno dato, infatti secondo me sembrano più easter egg per chi ha letto il manga che per chi sta seguendo la serie, perché intanto chi segue la serie non capirà niente tranquillamente, quindi da questo punto di vista magari si è spoiler, però senza le giuste informazioni, alla fine si vedono immagini, tra virgolette, sacre in certi momenti, no? Che sono dipinti, quasi cose rupestri, eccetera, eccetera. Direi che le vere grandi differenze tra anime e manga in questo caso sono legate, ecco, magari a dei finti spoiler, nel senso che hanno anticipato delle cose che si leggono molto più avanti nel manga, nell'anime. Ok, l'hanno fatto per, secondo me, migliorare il ritmo della storia, che siccome Jimmy Isayama si era dedicato più a fare la fantapolitica, mancava poi in quella fase di action, dove c'era solo action oppure solo spiegone, e invece nell'anime hanno cercato di mediare e inserire delle parti, sempre non facendo spoiler, dove si spiegano per esempio come nascono i giganti, perché si vedono, eccetera. Sono veramente dei piccoli hint, piccolissimi, che magari si gode di più chi ha letto il manga, naturalmente, perché vede la scena e dice: ah, è questa che ho letto magari un anno fa, ma nell'anime dovrebbe esserci nella stagione 4 forse. Quindi hanno veramente cambiato le carte in tavola, secondo me è meglio, perché il ritmo non è migliorato tanto. Ma quanto manca alla fine? Saiyama dice che in realtà lui ha già pensato a tutto, quindi... Lui ha già fatto la vignetta finale, cioè l'ha già insegnata. Abbondantemente detto, quindi in realtà il finale c'è già. Lui ha detto che si è dovuto un po' prolungare, perché giustamente vendeva. Beh, Alessandro, tu lo sai sicuramente, di solito quando vai dall'editore devi portare il soggetto con inizio e fine, quindi in realtà lui... la conclusione già la conosceva, poi in mezzo è cresciuto tantissimo a dismisura, allungando e inserendo altri flashback, buchi da riempire, eccetera, eccetera. Anche perché ha avuto un successo che secondo me non si immaginava. Inaspettato. Dalle interviste di qualche anno fa diceva: insomma, magari arriviamo tipo al volume 4, al volume 5, se va bene, 10, 12 massimo, e invece siamo quasi attorno ai 30. E diciamo, dalle ultime proiezioni si potrebbe arrivare intorno al volume 31-32 per chiudere. Quanti anni mancheranno quindi?
e altri 6-7. Quindi voglia Alessandro di anima e poi continuerà, quindi c'è il ruolo. Sarà più tanto, insomma. Ci beccherai con questo ruolo. Ci beccherò. Terminerò tutti senza lasciarne neppure uno. Mi servirò tutti, senza lasciarne manco. Vabbè? Intanto era una bellina poverina questa chiacchierina. Un applauso. Era una bellina al 7 che qualcuno la vede, magari qualcuno la va a prendere. Mica, sa dove sei? Elena, siamo qua. Mi sa che... Vediamo se è... No, bisogna andare anche lui a cercarla perché si è... giustamente la prima volta penso che venga al Romitz, quindi... Poi ecco, dovresti salvare te, tu sei Eren. Ecco, con lei volevo parlare appunto di questo... No, è infatti... no, perché tanto è sempre mica, sa che salvare... Infatti è l'esatto opposto. Se pensa Mikasa, e quindi adesso la rintracceremo. Ecco, il rapporto con Mikasa, come lo vedi? Questo rapporto un po' proprio giapponese classico. Da io è una cosa che odio, purtroppo. Devo dire la verità, ma lo odio sempre. Questo tipo di rapporto velato che mettono i giapponesi nelle proprie opere mi dà fastidio. Una cosa che non so. Non troppo. Si guaglia mai. No, esatto. No, vabbè, a parte sì. Ma è una cosa che proprio non ho mai sofferto. Però c'è anche da dire che lì c'è un discorso tutto culturale anche proprio loro che è particolare, quindi... Però no. Mikasa è un personaggio fighissimo, secondo me. Elena, grazie di essere arrivata, soprattutto perché io ti avevo dato l'orario sbagliato, ovviamente me ne prendo la colpa, e sei arrivata velocissima. Nel frattempo volevamo mandarti anche Elena a salvarti, ma... Velocissima anche perché, scusatemi, noi facciamo anche Flash, Eleonora Allen. Assolutamente sì, ragazzi, loro fanno Flash e... Velocissimissima. Elena, stavamo parlando appunto del tuo personaggio di Mikasa. Alessandro ci ha raccontato come si è calato nel personaggio di Eren. A questo punto volevo chiederti appunto se tu conoscevi questa serie animata già prima di fare il provino e poi come ti sei calato in questo personaggio che è piuttosto particolare, oltre che molto amato ovviamente dal fandom. Sì, è piuttosto particolare. Io devo essere sincera, io non conoscevo il fumetto prima di approcciarmi alla serie. L'ho conosciuto piano piano il personaggio, comunque lavorandoci per molto tempo, perché la prima serie l'abbiamo fatta in una tempistica abbastanza sì, lunga. E umana, infatti, umana sì. Anche perché comunque è una lavorazione particolarmente stressante, soprattutto per lui, sempre a urlare, sempre, quindi abbiamo avuto tempo per acchiappare i personaggi. I giganti, sì. È un personaggio che mi è piaciuto molto, perché comunque, a me devo dire, mi danno tutti questi personaggi che non sono... cioè sono molto indipendenti. Un po' cazzuti, diciamo, esatto. Perché tu sei l'ultima tua fatica è Capitan Marvel, sì, no? Sì. Che sì, diciamo sì. Che ci è piaciuto parecchio come personaggio. C'ho tutto di Capitan. C'ho lo zaino, le scarpe. E a tema. Esatto. Quindi no, il personaggio mi piace molto. Ho anche il peluscio, quindi. E questo rapporto un po'. Ecco, stavamo appunto parlando di questo, da cui sono uscite queste cose un po' scabrose, titano sessuali. Questo rapporto fratello, amante, amico. Si capisce, perché io dopo tutte le puntate che abbiamo doppiato, io ancora non ho capito bene dove si va a parlare. Però molto, c'è anche una vera di romanticismo in questo. Colgo la palla al balzo, visto che io sono un incredibile romantico, è un bel scene, me ne è scappata la crinuccia. E a voi è capitato durante qualche scena un po' più concitata? Quella della sciarpa. Ok, sì. Quella della sciarpa. Non spoilerare niente a nessuno, quella è bellissima la scena. È comunque un personaggio che ha una storia abbastanza drammatica. Poi tra l'altro è l'unica giapponese vera che sta in questa serie. Sì, gli unici due asiatici. Levi Ackerman o Revile e Mikasa Ackerman sono gli unici due asiatici della serie. Gli altri sono tutti mitoli europei. Circa. Visto che sei tu l'espertone qua oggi, spiegaci sta cosa di Levi Revile, che ogni tanto la gente ci fa 2000 discussioni. Beh, allora, in realtà questa cosa si è andata a scoprire dopo, però è difficile parlarne senza fare troppi spoiler, quindi attenzione. Allora, il personaggio è scritto, il nome del personaggio è scritto Levi, ok?
Siccome i giapponesi all'inizio, quelli che hanno fatto la produzione, eccetera, non erano pienamente d'accordo sul come chiamarlo letteralmente nella traslitterazione, si sono lanciati completamente nella versione Revive, ok? C'è un po' questo suono un po' francese. Ok? Ma è sbagliato, perché l'idea di Hajime Isayama, che poi è venuta fuori soltanto dopo nel manga, è di matrice ebraica. Quindi è Levi, completamente Levi, come sempre il primo Levi, esatto. Il nome, quindi il nome giusto è sempre Levi, non è mai stato Rivai, anche se loro stessi dicono Rivai. Infatti noi nella versione italiana abbiamo detto Rivai. Non è colpa vostra, insomma, nemmeno di no. Isayama, della produzione, non si sono messi d'accordo i giapponesi all'inizio. Quindi il dubbio è sempre l'originale. Ok, no, avete fatto benissimo. Ecco, un'altra cosa, avendo i doppiatori, molte persone confondono quello che è l'adattamento con il doppiaggio vero e proprio. Voi non è che decidete voi di vostra sponte cosa dire, cosa fare più sul giapponese, che è più adattato. C'è chi lavora per voi prima e vi dà un qualcosa già pronto che voi dovete leggere. Quindi quando si parla, ad esempio, di doppiaggio che non va bene, molte volte la gente lo confonde con quello che è l'adattamento. Cioè, se uno chiama piccolo invece che junior, non ha deciso il doppiatore. Chiaro. Sì, però questa cosa non è poi tanto... Sì, cioè, la gente confonde parecchio. Chiaro, infatti molte volte mi trovo a... gente che si scaglia contro i doppiatori dandoci delle colpe che purtroppo non dipendono da noi. Cioè, non siamo noi responsabili. Capita magari in sala che ci sia un confronto, quando ci troviamo di fronte a un adattamento che è palese, che non sia... fatto magari benissimo, comunque che non corrisponde esattamente all'originale, che non si capisca il perché, capita delle volte che assistente, attore, direttore si confrontino sull'idea migliore, però comunque poi è sempre approvata da qualcun altro, sempre uno stop. Però diciamo, sì. Diciamo che questo è un problema moderno, un problema contemporaneo. Come dire, no, adesso ti rimballo un po' di filosofia. Secondo Jung, più si avvicinano le cose, più si avvicina il medium allo spettatore, più uno si sente coinvolto, come se tu gli stessi ammazzando la mamma, letteralmente. Prima, quando c'era più distanza, naturalmente uno poteva avere meno attaccamento, invece oggi c'è un forte attaccamento, forse dovuto anche al fatto che uno è smaliziato, perché su internet può avere tante informazioni, può guardare la serie magari in lingua originale, scopre delle cose che prima non poteva scoprire, quindi adesso c'è un po' questa, diciamo, anche cattiveria gratuita, perché poi alla fine cosa c'entra il doppiatore non è colpa sicuramente loro. Delle volte siamo anche molto vincolati da delle strane leggi interne o decisioni dall'alto, magari su dei cartoni animati come questo, su altri cartoni o su altre elaborazioni, il linguaggio è un po' più sboccato e poi l'Italia viene un attimo ridimensionato e allora ci troviamo di fronte a delle persone che ci dicono vabbè, però perché in originale diceva così e poi voi invece della parolaccia ne avete messo cavolo, eh. E vogliono spiegare che comunque non è colpa nostra, noi lavoriamo su dei copioni che sono approvati e... Poi soprattutto... Ci tengo a fare un esempio per farvi capire una cosa importante del nostro lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'adattamento, quindi perché a volte, quello che dicevi tu adesso in maniera giustissima, purtroppo internet ha dato la parola a chiunque, però a volte noi, non è una scelta nostra, ma non si può fare nemmeno diversamente. Perché? Perché molte parole che vengono dall'originale, molte frasi, sono inadattabili in italiano. Cioè, adesso vi faccio un esempio classico. Anni fa io doppiavo una serie Disney che si chiamava Kikinit, non so se qualcuno di voi ha mai vista, e praticamente in questa serie c'era questa puntata, immaginatevi, sitcom classica Disney, quindi con le solite situazioni Disney, dove tutti i protagonisti si vestivano da supereroi. Il mio, che era quello un po' più cretino, tra virgolette, entrava dentro questa sala e faceva "Hey guys, I am woman!" E l'amico gli faceva "Ripeti, I am woman!" Ripeti, "I am woman! I am woman!" E riusciva proprio donna. Questo è traducibile, perché lui giocava sul fatto di "I am, io sono l'uomo, woo!" Ok? A noi non è, come traduco? Non viene. Quindi spesso e volentieri è inadattabile il testo italiano. Guardate Il Trono di Spade con Odor, Hold the Door, esatto. Trova il modo. Quello è stato un genio. Cioè, dai un applauso a... Io ho
visto, io ovviamente il Trono di Spade sono quelle serie che tu devi vedere sottotitolate perché sennò lo spoiler corre più veloce dell'uomo. Cioè, quindi ovviamente avevo già visto quella puntata. Però ero proprio curioso di dire adesso questo come lo adattano. Sarà un fenomeno. Quindi a volte non li venderanno qui. Da traduttore, perché io di mestiere traduco fumetti di supereroi DC, quando ci sono i giochi di parole è la morte. Eh sì, pesante. All'inglese, all'italiano non tornano. Puoi confermarlo? Ma assolutamente, non tornano mai. Infatti, complimenti a chi si è inventato quel trova un modo, perché è stato veramente un genio. Io per esempio ci avrei perso una settimana solo per capire come avrei potuto farla così. A volte Harley Quinn fa dei giochi parole più semplici rispetto. Grande. E invece a Elena volevo chiedere, te come hai approcciato al mondo del doppiaggio? Perché a questo punto sei giovane, ma hai già fatto ruoli tanto importanti. E poi, come stavo dicendo ad Alessandro, molti pensano che per voi doppiatori doppiare gli anime siano da serie B. Però tu passi invece da serie anime importanti, appunto come Attacco ai Giganti, al film Marvel del momento, come hai fatto recentemente. Quindi in realtà, cioè, non è proprio così come pensa la gente. E, perdonami, non ho capito, però cioè, vuoi sapere come ho approcciato? No, no, lei come ha approcciato il manuale. Per lei gli anime sono un doppiaggio di serie B. Cioè, è vero, per te non lo so, capito, stavo dicendo un attimo. No, no, assolutamente non sono doppiaggi di serie B, anche perché rispetto ad anni fa, cioè, si è molto perfezionato il labiale dei cartoni animati, mentre prima comunque il sincron era seguire da tanto l'apertura di bocca che faceva solo così, adesso ci sono proprio le labiali, le espressioni. Io di cartoni ne faccio tanti, però la difficoltà è la stessa, è stata esattamente la stessa cosa. Anche perché prima nei cartoni animati ti potevi prendere delle libertà, perché comunque non erano troppo espressivi, magari, quindi potevi giocare un po' di più. Adesso devi stare attentissimo a seguire le espressioni come fosse un tipo movie, un film, sono diventati molto dettagliati. Ed è una cosa che comunque non capiscono molto anche a livello contrattuale, che loro a livello contrattuale è un po' diventato di serie B, come vabbè, tanto è semplice, fate più righe, fate più cose, e per noi è molto più stancante perché nei cartoni animati abbiamo un tetto di righe maggiore, la difficoltà è la stessa se non di più, perché molti cartoni comunque sono, come dicevo prima, urlati, interpretati, ma in modo estremo, anche perché i giapponesi sono dei pazzi, io non so, forse secondo me hanno delle corde vocali intercambiabili, perché loro fanno questi urli in originale che sono delle cose paurose, io non so come tu pensare che la doppiatrice di Goku c'ha 80 anni, c'ha 82 anni, Masako Nozawa, e urla ancora Kamehameha come se fosse giovane. Ma fanno delle robe che sono pazzesche. È il loro superpotere. Sì, è il loro superpotere. Però no, assolutamente non sono lavorazioni di serie B. Tra l'altro, rispetto al passato, voi siete comunque, venite da famiglie di doppiatori, quindi magari ne avete pure avuto qualche ritorno. Io ho parlato con doppiatori che hanno fatto un bene, hanno fatto serie storiche. Una volta il doppiaggio, soprattutto dei cartoni animati, era fatto in serie, insieme a 3.000 altre cose. Quindi adesso per esempio sto rivedendo Conan, i doppiatori erano tre, che facevano tutti i personaggi. Ora non è più così, ci sono veramente tanti doppiatori che fanno tanti personaggi secondari. Sì, sì, assolutamente. Non si possono più fare i doppioni. Una volta mi è successo su un cartone animato e dicevano vabbè, questo personaggetto tanto non ritorna, lo fai te e poi lo fai. Sono emersi tutti e due i personaggi. E lì è stato un casino, infatti adesso si tende a non fare doppioni sui personaggi. Questo è uno dei problemi del non sapere cosa c'è dopo, cosa succede dopo. Io voglio dare modo a voi di farvi anche qualche foto, magari farvi fare qualche autografo con i doppiatori, e volevo far chiudere a Domenico Pastafiero, la vera di Platone, non gli abbiamo fatto neanche un applauso, forza! Mi è venuto da Napoli solo per stare con voi. Ed è vero, guarda, è una tavolata, è vero, tanto come Elena, sono tutti venuti solo per stare con voi, Alessandro, cioè sono qui proprio in realtà perché li ho chiamati e loro non hanno mai detto di no, subito, immediatamente, no, veniamo, siamo contenti. Chiamati, scritti alle 2 di notte, sì, quindi non puoi venire, Alessandro, ti voglio bene, siamo amici, perché non dovrei venire? Però non alle 2 di notte.
Sì, perché io poi in realtà sto già pensando al Lucca del 2020, quello è il problema mio. E io volevo proprio far chiudere a te questo discorso. Secondo te, in questo momento, Attacco dei Giganti, diciamo, per molti ha un po' esaurito quella spinta propriamente, adesso ci sono altri titoli che sicuramente attirano forse un po' di più, però Alzo il Zoccolo Duro, che anche oggi l'abbiamo visto. Secondo te, ora che si sta avviando forse verso il finale, cosa ci si aspetta da questo fumetto e da questo anno? Ma tanto con lei, sei tu l'espertore. Grazie. Sempre stanno me, sei l'espertore, adesso parca della tua. E allora, credo in realtà che l'Attacco dei Giganti abbia fatto quello che un lettore maturo si aspettava da una serie come quella, cioè alzare sempre di più l'asticella, non solo dal punto di vista dell'emozione, delle perdite, dei morti, ma proprio dal punto di vista narrativo, da cercare quanto più possibile di evidenziare quello che è la fantapolitica dell'Attacco dei Giganti. Senza, evitando insomma di fare spoiler, vengono scoperte tantissime altre cose che riguardano questo mondo fantastico pieno di eventi e di sovrastrutture, e questo è molto importante per un autore, perché veramente lui ha dimostrato di aver saputo creare un mondo che funziona con delle regole importanti e solide, soprattutto, che non possono essere rotte così facilmente. E credo che ora che ci stiamo avvicinando al finale, quello che ci si aspetta naturalmente da lui è che continui su questa scia fino a darci quello che è un finale che magari uno come me si aspetterebbe, cioè darci la botta finale, darci la botta finale, magari scoppia tutto, no? Darci la botta finale dove di nuovo si ribaltano le aspettative che ci hai fatto crescere nella prima parte, ce l'hai ribaltata nella seconda, ce ne hai date altre e poi ci hai fatto la fantapolitica. Quindi dacci ancora qualche altra cosa che cambi di nuovo le carte in tavola, però sempre con il suo piglio quadrato, solido, con i suoi disegni di merda naturalmente, però con una fantapolitica che funziona. E io ho tanta paura, perché di solito quando c'è tanta aspettativa i giapponesi nel finale si cacano. Vanno anche d'accordo con i finali. Ora, momento pubblicità finale, volevo sapere da voi quali sono i vostri lavori attuali, cosa state facendo, dove vi rivedremo, dove vi risentiremo, anzi. Beh, insieme ci abbiamo Flash, dove lui è mio padre. Da, al padre, vale. No, 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 già andata in onda. No, andata in onda. Lo so, però è colpa tua, Sara. È colpa tua. È due settimane c'hai di tempo, poi dopo non è più suore. Ma poi, però, scusami, ma tu non l'hai ancora vista, però vuol dire che non hai visto nemmeno la quarta stagione. Colpa mia. Allora, vedi, Vabbè, ma non è l'unica, quella. Qua tra l'altro ti vedremo fra poco, 24 aprile c'è un appuntamentino mica da niente. Sì, è vero, quando l'hai doppiata? Un paio di settimane fa. Quindi sei già al finale? No. Lei sta al finale di Avengers, ragazzi. Non mi sono voluta spoilerare niente, neanche io arrivavo alla mia scena, non volevo sapere niente, quindi io entrerò in sala come tutti gli altri non sapendo niente. E quindi sì, in Endgame. Vabbè, tu invece cosa ci stai facendo? Io, vabbè, a parte Flash, poi tornerà sicuramente Attacco dei Giganti, tornerà il pelatone più forte dell'universo e poi tornerà anche Stranger Things 3. Assolutamente sì. Dove tra l'altro c'è anche un altro personaggio qua in sala. Qua mio fratello c'è, quello lì, dove sta? Onorevole Chiosci, dove sei? Federico Campagnolo. Onorevole Chiosci di Prison School. Attenzione. Ready Player One, attenzione! Maestro! E grande Oreste Baldini, un applauso per Oreste! Vabbè, tutti con sei sorpresi oggi, Tutti qua! Maestro, ma cosa fa? Maestro, vedo la torta a me. Grazie, delicatissimo! Eccolo! È cretino, non ho dato questa cosa, è una sorpresa. Sono molto contento di essere qui. Buonasera, salve. Prego, no, si sieda, la prego. Di che si parla? Di Mr. Ciao, Mr. Ciao. No, Mr. Ciao, adesso. Gente dotata, insomma. Ciao, per forza. Che cosa, non sei potente?
E queste sono le belle cose di quando si conoscono i doppiatori, ci divertiamo davanti, veramente. E tra l'altro, vabbè, a parte Flash e Tappo dei Giganti, invece vai anche con teatro, ovviamente. Noi sì, abbiamo un quartetto comico che sono tutti qua, oltretutto i fuori sinca, Alessio Nissolino, Federico Campagnola e Maurizio Brancabandiera. Eccolo lì. Abbiamo perduto comico e prossimamente faremo delle serate qua a Roma, e se ci seguite sui social, insomma, ci potrete venire a vedere, se vi piacciamo bene, se no ci tirate qualcosa, comunque venite a sfogare, no, giusto? Dico bene? Prevalentemente tirateci soldi, se volete. Ah, quindi, è molto simpatico. Dai, quindi, bravi, confermo, e bravi! Salve la palla, ci piace a sentire. Domenico, tu invece so che a Napoli presenterai qualcosa. Esatto, a Napoli Comico, in anteprima, uscirà il mio fumetto, primo fumetto pubblicato da Shockdom, con i disegni di Alfredo Postiglione, dal titolo Extract, un mondo medievaleggiante che si riergi dalle cenere del passato, di prima, pieno di tecnologia, dove c'è un dispositivo che tutti hanno, che si chiama Extract appunto, che gli permette di assorbire dai testi e dai fumetti conoscenze e superpoteri. Quindi la storia di azione, di divertimento, dove tutti fanno citazioni ad altri fumetti, insomma, però pieno di gag, di citazioni appunto, però anche un po' di botte alla Jimmy Sayama, cioè figo! E magari un giorno ci fanno un cartone animato e anche doppio. Magari sono solo che contento. Quindi ragazzi, davvero un grazie a voi che avete partecipato, un applauso a voi prima di tutto, poi a Elena Perino, Alessandro Campagnola e Domenico Passatello, grazie, salve a tutti da voi.